1691 muore George Fox, fondatore inglese del gruppo religioso della Society of Friends, noto anche come Quaccheri. 1832 muore Thomas Lord, giocatore di cricket professionista inglese e fondatore del Lord's Cricket Ground nel 1787. 1842 il dottor William Brydon, assistente chirurgo dell'esercito della Compagnia Britannica delle Indie Orientali, durante la prima guerra anglo-afghana è l'unico membro di un esercito di 4.500 uomini e 12.000 civili a sopravvivere al massacro della ritirata da Kabul. 1893 nasce il nuovo partito politico dell'Independent Labour Party. L'ultimo parlamentare del partito laburista indipendente si unì al partito laburista odierno del 1948. 1908 Harry Farman vince il primo Deutsche Archdeacon per il primo volo aereo più pesante. 1926 nasce Michael Bond, scrittore inglese per bambini e creatore di Paddington Bear. 1958 in Scozia viene arrestato il serial killer Peter Manuel, fu impiccato nella prigione di Barlin l'11 luglio. 1964 Capitol Record pubblica il primo disco dei Beatles, I Wanna Hold Your Hand, negli Stati Uniti. 1993, aerei americani, britannici e francesi bombardano una serie di obiettivi nel sud dell'Iraq per ripetute violazioni della no-fly zone. 1995, in risposta ai manifestanti britannici per i diritti degli animali, la Commissione britannica per la carne e il bestiame annuncia che i vitelli esportati dalla Gran Bretagna nei Paesi Bassi sarebbero stati alloggiati in spaziosi recinti. 2004, il dottor Harold Shipman, che si ritiene abbia ucciso più di 200 dei suoi pazienti, viene trovato impiccato nella sua cella. 2017, muore all'età di 86 anni il fotografo e regista Anthony Charles Robert Armstrong Jones, comunemente noto come Lord Snowdon. È stato sposato con la principessa Margaret, sorella della regina, dal 1960 al 1978.